Capodanno in piazza con i The Colors, quest'anno a Sanremo, che effetto vi fa tornare nella città? Che significa tanto per voi? Significa tanto, hai detto bene, perché come dicevo in conferenza è stata una pietra miliare nel nostro percorso perché ci ha dato la possibilità di avvicinarci tantissimo alle persone che noi chiamiamo di tutti i giorni e veramente siamo contentissimi non solo di tornare per Capodanno, ma di tornare sempre a Sanremo. Una città che avete vissuto nella settimana del festival e che vi piace molto. Esatto, sì, ci piace tantissimo perché si ripercorre un po' tutta quella settimana che veramente è stato un frullatore di emozioni ed è un po' per tutti, però per noi era la prima volta, quindi capiteci, è sempre un'emozione particolare la prima volta. Per voi è una data molto importante perché festeggiate 10 anni insieme. Esatto. In realtà noi insieme ci abbiamo suonato un bel po' pure prima, però dal 2009 esistono i The Colors. Siamo contentissimi di esistere da 10 anni. E Non ci adesso, can aspettavamo. adesso cantate anche in italiano, che è molto importante. Esatto, è un ingrediente che abbiamo aggiunto appena un anno fa in questo posto ed era ora. Era ora. A Sanremo è tanto una settimana importante questa qua, no? Intanto prima di Capodanno, iniziamo adesso con tutti i discorsi diari a Sanremo, stasera parte il Tenco, parte questo. Sicuramente la scelta di The Colors l'abbiamo fatta giustamente anche per i giovani, anche se è un gruppo abbastanza trasversale, ma soprattutto è più amato da tutti i ragazzi ed abbiamo voluto fare un regalo proprio a loro. E, sicuramente anche un punto, voglio dire, è una strategia importante anche iniziare a dire adesso, cioè esattamente il gruppo quello che sarà, per poter fare anche tutte quelle che sono le previsioni degli operatori turistici ed è uno spot che abbiamo voluto fare insieme al Casinò e insieme a tutto poi quello che farà anche l'amministrazione durante il periodo natalizio. Quest'anno un grande nome, The Colors, e devo dire che quando è stata presentata la rosa dei nomi al sindaco, quelli che più secondo noi andavano a intercettare la bellezza e quello che volevamo promuovere nella nostra città, il sindaco ha identificato immediatamente The Colors perché ha detto bene, questo è per i giovani, noi è questo il messaggio che dobbiamo dare. Noi siamo stati entusiasti di questa scelta e quindi abbiamo organizzato insieme al comune appunto questo Capodanno. Non sarà l'unico evento che noi faremo per i nostri ospiti, per i nostri turisti, naturalmente ci saranno poi gli eventi all'interno della casa da gioco che sono specifici per i nostri clienti, però devo dire che questo ci riempie d'orgoglio il fatto di poterlo organizzare al di fuori insieme appunto all'amministrazione, perché viviamo con senso di responsabilità questo ruolo di volano turistico e lo facciamo anche, devo dire, con un po' di orgoglio per il nostro territorio.